Chi era Nostradamus? Iscriviti al canale. Nostradamus, il cui vero nome era Michel de Nostredame, è stato un medico e astrologo francese nato il 14 dicembre 1503, morto il 2 luglio 1566. È noto principalmente per le sue profezie, raccolte nel libro Le Profeties, pubblicato per la prima volta nel 1555. Nostradamus è considerato uno dei più famosi e controversi profeti della storia. Nel suo lavoro, utilizzava una combinazione di poesia criptica, simbolismo e rime per descrivere eventi futuri. Le sue profezie, scritte in quatrains, sono aperte a diverse interpretazioni e sono state oggetto di dibattito da parte di studiosi, appassionati e critici per secoli. Nonostante le controversie sulle sue previsioni, molte persone credono che Nostradamus abbia fatto previsioni accurate su eventi storici e futuri. Alcuni ritengono che le sue profezie abbiano predetto eventi come la Rivoluzione francese, la Seconda Guerra Mondiale e persino gli attentati dell'11 settembre 2001. La figura di Nostradamus continua a ispirare curiosità e dibattito, con le sue profezie criptiche che rappresentano un enigma affascinante nel corso della storia. Tuttavia, la maggior parte delle interpretazioni delle profezie di Nostradamus sono retrospettive e soggettive, e spesso richiedono una certa dose di interpretazione e adattamento per essere collegate ad eventi specifici. Oltre alle sue attività profetiche, Nostradamus era anche un medico rinomato durante il suo tempo, e scrisse diversi trattati sulla medicina e sull'astrologia. La sua eredità come profeta e medico ha influenzato la cultura e la letteratura per secoli, e la sua figura continua a suscitare interesse e fascinazione ancora oggi. Nostradamus, nonostante le controversie, rimane un'icona enigmatica del passato, spingendo generazioni a indagare e cercare di decifrare le sue profezie misteriose. 7 curiosità su Nostradamus. 1. Vita e carriera. Nostradamus ha studiato medicina all'Università di Avignone ed è diventato un medico rinomato durante l'epidemia di peste del XVI secolo. Poetiche. Tuttavia, è stato anche interessato all'astrologia e alla profezia, e ha scritto numerosi almanacchi astrologici. La sua fama come profezia si diffuse grazie alla pubblicazione delle sue centurie, un insieme di profezie. 2. Le centurie. Il lavoro più famoso di Nostradamus è Les Prophéties, Le Profezie, che è stato pubblicato per la prima volta nel 1555. Quest'opera è divisa in 10 volumi chiamati Centurie, e contiene una serie di quartine e quatrini in cui Nostradamus esprime le sue profezie. 3. Stile enigmatico. Le profezie di Nostradamus sono scritte in un linguaggio oscuro e criptico, spesso utilizzando metafore, allusioni e simboli. Questo stile enigmatico ha dato adito a molte interpretazioni diverse e ha alimentato il dibattito sul vero significato delle sue previsioni. 4. Interpretazioni postume. Dopo la morte di Nostradamus, le sue profezie sono state oggetto di interpretazioni e adattamenti da parte di numerosi studiosi, scrittori e appassionati. Alcune persone credono che le sue profezie abbiano previsto eventi come la Rivoluzione francese, la Seconda Guerra Mondiale e persino gli attacchi dell'11 settembre 2001. 5. Critiche e scetticismo. Nonostante la popolarità delle profezie di Nostradamus, molti scettici sostengono che le sue previsioni siano vaghe e ambigue, rendendo possibile applicarle retrospettivamente a una vasta gamma di eventi. Alcuni vedono le sue profezie come semplici coincidenze o interpretazioni forzate. 6. Altre opere di Nostradamus. Oltre alle Profeties, Nostradamus ha scritto altri libri su argomenti come l'astrologia, l'alchimia e la medicina. Ha anche pubblicato almanacchi annuali contenenti previsioni meteorologiche e astrologiche. 7. Famiglia e eredità. Nostradamus si è sposato e ha avuto 2 figli. Dopo la sua morte, il suo lavoro ha continuato a suscitare interesse e a essere oggetto di studi, dibattiti e speculazioni da parte di appassionati di profezie e studiosi.
È importante ricordare che Nostradamus visse in un'epoca in cui l'astrologia e la divinazione erano pratiche accettate, e la sua opera andrebbe contestualizzata in quel contesto. Le profezie di Nostradamus continuano a intrigare e affascinare molte persone. Ma è fondamentale approcciarle con uno spirito critico e valutare le interpretazioni in modo razionale.